La capolista riveniva a caccia di altri 3 punti alla Romeo Neri, dove finora uscita indenne solo il Ravenna, contro la penultima della classe, il Borgo San Donnino, 21 punti, un terzo dei biancorossi che sono a quota 64. In casa romagnola sono assenti Capitan Tanasa, squalificato, Andreis e Tomassini. Tonelli ha smaltito l'infortunio ma parte dalla panchina. Callegaro fa il suo esordio dal primo minuto, sulla mediana titolare anche Camarà, in difesa gioca Pietrangeli. Il Rimini, prima del calcio d'inizio, dice il suo no alla guerra. La partita. Al terzo sventagliata per Piscitella, che guadagna le linee di fondo a sinistra e cerca Mencagli, anticipato dall'uscita bassa di Paganelli. Al quarto Marietta mette in angolo il tiro di Vecchi. Al decimo ci prova da lontano Otranto-Godano, conclusione velletaria lontana dei pali difesi da Marietta. Al quattordicesimo il Rimini si porta in vantaggio. Piscitella è incontenibile a sinistra, pallone sul secondo palo per Camarà, che mette al centro per Mencagli. Il centravanti si gira e fa passare il pallone sotto le gambe di Paganelli, realizzando il suo 11° centro in campionato. Al 19° altro tentativo da fuori area di Otranto-Godano, Marietta si distende e blocca. Al 31° Mencagli viene ammonito per un presunto tocco di mano, molto contestato dall'attaccante in maglia scacchi, che salterà per squalifica e la trasferta sul campo della Correggese di domenica prossima. Al 32° Piscitella triangola con Gabbianelli e cerca sul primo palo Mencagli, che anticipa tutti ma mette a lato. Al 34° il tentativo di Piscitella è deviato in angolo dalla difesa ospite, solo illusione del gol con la sfera che si adagia sull'esterno della rete. Al 36° secondo corner per il Borgo San Donnino, tocco corto di Otranto-Godano per Rossi, toccato da Gabbianelli. L'arbitro mostra subito il giallo al numero 10 biancorosso, poi si consulta con l'assistente e assegna agli ospiti una punizione dal limite dell'area all'altezza della riga di fondo, giuste entrambe le decisioni. Il calcio piazzato di Otranto-Godano è allontanato di testa da Mencagli, poi Camarà scatta in contropiede, ma per l'arbitro si è aiutato con una mano, punizione per i ragazzi di Nicolini e protesta dei padroni di casa. Al 41° la punizione dal limite dell'area di Gabbianelli neutralizzata in 2 tempi da Paganelli. Al 42° sugli sviluppi del terzo angolo ospite, Otranto-Godano si coordina e spara alto. Si va all'intervallo con il Rimini avanti di un gol. Al 7° della ripresa angolo di Otranto-Godano, pallone sul secondo palo. Memetai va alla battuta, sfera bloccata da Marietta. Al 13° il Rimini batte il suo secondo tiro dalla bandierina con Gabbianelli. Averi ci mette la testa ma colpisce male, sfera ben oltre la traversa. Al 22° Mencagli si libera al limite dell'area e calcia, Paganelli neutralizza in 2 tempi. Al 28° il Rimini raddoppia, Gabbianelli serve il neoentrato Ferrara, che si libera della guardia di 2 difensori e con un tocco da biliardo deposita in rete, 2-0. Il tiro di Pecci al 34° è fuori bersaglio. Al 36° Pecci guadagna la linea di fondo e serve Ferrara, che colpisce male. Al 38° Gabbianelli calcia di sinistro dal limite dell'area, la sfera sibila lato. Al 40° Gabbianelli viene steso in area da Casarini, rigore. Dal dischetto lo stesso Gabbianelli trasforma, spiazzando Paganelli. 3-0 e 12° sigillo in campionato per il numero 10 biancorosso. Al 46° Ferrara si coordina in area e spedisce alle spalle di Paganelli per il 4-0 con cui si conclude l'incontro.